Il Teramo cade anche ad Avellino e riprende il campionato nel peggiore dei modi. 2-0 per gli Irpini in una gara segnata da tanti minuti di inferiorità numerica, ma soprattutto da un atteggiamento troppo passivo di una squadra, quella di Bruno Tedino, surclassata nel ritmo e nella voglia da quella dell'amico Ignoffo. Cianci parte dall'inizio, ma la sua gara durerà solamente 31 minuti. L'avvio sembra incoraggiante con l'ex senese che di testa al decimo impegna Abivi, ben imbeccato da Arrigoni. I biancoverdi di casa lasciano l'iniziativa agli ospiti per colpire in contropiede. In uno di questi Parisi, motorino inesauribile della manovra campana, fa spendere un cartellino a Piacentini e Di Paolo Antonio prova sontuosa la sua, impegna Tomei nella deviazione nel calcio d'angolo. È una strategia studiata in settimana e si vede, ma consolidata una volta trovato il vantaggio al 29esimo, quando Rossetti scappa a sinistra ad una retroguardia che gli lascia troppo spazio e il servizio trova il tap-in decisivo di Mikovski, che anticipa Di Matteo in chiusura disperata, ma non può evitare il vantaggio bianco verde che indirizza la partita esattamente come due minuti più tardi il rosso diretto rimediato da Cianci dopo un colpo proibito su Yanes dopo un fallo su Mungo. La punizione chiama Abibi alla respinta, ma il Teramo sa che la gara si fa ancora più in salita. Tedino negli spogliatoi lascia Mungo in ombra e nervoso, e Santoro apparso non ancora al meglio della forma per inserire Martignago e Lascic. Le cose migliorano con l'ex Albissola che al 58esimo raccoglie un corner calciato da Bombaggi, uno dei pochi a salvarsi, ma girando alto da posizione molto favorevole la conclusione col destro. Mancato il pari, il Diavolo inizia a risentire della fatica di un forcing portato con un uomo in meno e prestando il fianco alla manovra dell'Avellino, che pare più affamato, più voglioso di conquistare i tre punti in palio. Entrano anche Tentardini e Viero. Ignoffo getta nella mischia anche l'ultimo dei nuovi arrivati. Caric è la mossa da subito quasi i suoi frutti, perché l'ennesima ripartenza di casa ad un quarto d'ora dalla fine libera alla conclusione proprio lui, servito come di consueto da un passaggio no look di Di Paolo Antonio. Biglia buca d'angolo e gara finita. Il Diavolo esce con le ossa rotte, ancora fermo a 0 punti in classifica, seppur con una gara in meno. La questione non è grave, ma far finta di non aver visto, al di là del risultato, quanto questa squadra sia ben lontana dallo spirito del girone C sarebbe peccato ancor più capitale.